preparato la partita per vincerla, abbiamo provato a vincerla, poi ci sono anche gli avversari. Quindi non necessariamente quando non si ottiene ciò che su cui si lavora ci sia da recriminare. Noi credo oggi abbiamo messo in campo tutto ciò che potevamo mettere, quantomeno come interpretazione e come risorse anche fisiche, e di questo non posso che essere contento della squadra. Certo, poi bisogna fare un po' di più sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo, però a questo punto della stagione, in questo momento della stagione, credo che sia difficile un po' per tutte le squadre avere una condizione ottimale. Ma erano due muri più due attaccanti che stavano a ridosso dei loro centrocampisti, era difficilissimo trovare spazio. Quando una squadra ti si difende con tutti gli effettivi sotto la linea della palla, nella propria metà campo, è difficilissimo. Se non hai la fortuna e la bravura di sbloccarla su un calcio da fermo, su una punizione, o alla prima occasione, perché poi l'abbiamo anche avuto un'occasione con Maxi Lopez, tutto diventa più difficile. Abbiamo concesso qualche contropiede di troppo per grande ingenuità, su cui sicuramente dovremo lavorare molto, e abbiamo cercato di fare la partita fino alla fine, soprattutto negli ultimi 10 minuti, 15 minuti, ci abbiamo messo anche il cuore, secondo me. Non è basso, però questi sono dati che sono incoraggianti per un allenatore. Nel primo tempo abbiamo creato qualcosina in più, intendo anche arrivare fino ai 20 metri, poi ci è mancato, come spesso ci accade, l'ultimo passaggio, quello che poi ti fa fare la differenza, la conclusione vincente, quello ci manca un po'. Secondo tempo abbiamo giocato con più manovra, abbiamo creato meno. Con più manovra, a mio avviso, anche perché il Siena si è allungato un po'. Cercavamo con più facilità il mediano basso, che viceversa nel primo tempo non riuscivamo a trovare perché il discorso fatto prima erano racchiusi in 40 metri. Difficile quanto è così, difficile, poi per eccesso di esuberanza rischi di prendere anche dei contropiedi, insomma, è così come è successo il primo tempo. Credo che sia successo questo. Inevitabilmente nel finale due squadre sono calate vistosamente, secondo me noi avevamo ancora qualcosina in più da poter sfruttare, abbiamo provato a sfruttarlo, ma non è valso, come ho detto prima.